Ehi ragazzi, ben ritrovati da AndroLink91 e bentornati finalmente su Yo-Kai Watch Gakuen, che tra l'altro ha un nome anche localizzato, però sono usciti a questo punto due DLC e iniziamo ovviamente andando avanti nella storia completando il primo DLC. Non so quanti episodi sia, forse 4 se non sbaglio, mi sembra di aver letto che sono 4 episodi questo primo DLC. E quindi niente, bisogna però per attivarlo far passare un giorno, quindi direi di andare a dormire e far passare appunto la giornata, così che poi possiamo andare a scuola e vedere che succede. Eccolo, va. Lei è la nuova ragazza che viene a scuola. Dovrebbe essere Ezel Machia. Non so di preciso che tipo di affiliazioni lei abbia con gli yokai e tutto il resto, perciò lo scopriremo solo giocando. O se avete visto l'anime tramite l'anime, perché oramai l'anime non dovrebbe mancarci molto a dire il vero per finire, anzi l'anime dovrebbe finire nel mese di dicembre, quindi... Ah, per la ragazza nuova allora. Sì, ovviamente. Ma quindi non sta in classe con loro. Questa... Ah, questa è la seconda, giustamente. Loro stanno in prima, è normale. È normale che siano tutti quanti interessati, no? Vabbè, Ranto è il rappresentante della scuola, quindi ci sta che lei chieda aiuto a lui. Non abbiamo delle quest principali da fare, ma dobbiamo dirigerci comunque sia da Enra, credo. Ah, la classe sua? Ma se c'era... Vabbè, è strano. C'eravamo già. Sì, per forza. Non è che possiamo tirarci indietro. Facciamo da ciceroni. Ah. Oh, salve. Abbiamo dei punti molto distanti tra loro. Aspetta. No. Ehi. Questo è un punto particolare, ragazzi. Questo è il laboratorio, però a sto punto entriamo. Un altro punto è qui. Questa non era la... Ah no, questa non era la villa di Anako. Questa è quella dove abbiamo affrontato quella specie di... Qui c'erano dei nemici strani, se non ricordo male. E abbiamo scoperto anche qualcosa in più sugli alieni. Ah! Questa persona qui? Silver. La cosa bella di questo gioco è che è totalmente doppiato. Ogni singolo dialogo è letto. Ed è una cosa fantastica. Il problema è che difficilmente potrà vedere la luce in Italia. O in Europa in generale. Tanto meno in America. Però non è tutto... Però non sono da buttare le speranze. Insomma, uno ci spera sempre. Ma e quindi? Ti è piaciuto il giretto che ti abbiamo fatto fare? Io sinceramente non ci ho capito nulla. Attenzione! Che succede? Ci portano in punizione. A dire il vero, Gakuen Prise, cioè, sembra quasi la prigione della scuola. Che poi tra l'altro abbiamo visto qual era, ed era tremenda. Se non sbaglio ci ho dedicato un video intero. Oddio, attacco con sto coso, attacco, è vero. Vai, trasformiamoci in Wild Boy! Oh, tatino bello, va! Ok. Dai su, oia! Ma sbaglio sono resistenti sti cosi? No, giù perché... Mi sembrano abbastanza tostarelli. Dov'è? Ancora? Dov'è? Ma che è, oh? Ma scherziamo? Ma tutta sta gente qui, oh? Molto strano. Tutto a posto. Ah! Eccola, è lei! Comunque sia, siamo sicuri che lei è il nemico. Nonostante non sembri. Ah, ecco perché allora era bravissima nei test, perché è un androide. Noni? Parla proprio così giapponesi, sì.
Il problema resta solo uno. Come fa lei a sapere che quella è un androide? Chi gliel'ha detto? Cioè, ha controllato col telefono? Cosa fa? Si ricarica quando è vicino ad un androide? E anche lei entra a far parte del gruppo. Certo, ma è ovvio. Noi non accettiamo però persone comuni. Quindi si capisce già che lei ha qualche potere speciale. Accogliamo nel gruppo Kuka, yeah! Però è un androide, ma costruito da chi? Dagli alieni? È questo che non si spiega. E dobbiamo scoprirlo, ovviamente. Ma lei, oltretutto, ha dei rapporti con gli alieni, perché lei era, parlava con Dober, se vi ricordate, nell'episodio. Oddio, qui nel gioco era il 12, se non sbaglio. Comunque era prima della grande battaglia finale. Ecco, ora abbiamo due nuove missioni di livello molto alto. Cavoli. E come ricompensa una cacca e dei gauntlet, ok. Quindi facciamo questa per iniziare. Insomma, riprendiamo un po' la mano con il gioco. Da questo punto in poi, se ancora non l'avete fatto, aumentate il livello dei vostri compagni, perché se no non ce la fate a fare le missioni. Le attivate, parlate con lui, vi dice quanti nemici ci sono da sconfiggere in quest'area, voi sconfiggete i nemici dell'area e poi alla fine vi sblocca il livello. Dobbiamo andare qua. Dai, una bella cacca come ricompensa, è proprio quello che voglio. Dobbiamo raccogliere dati sugli alieni? A me sta storia convince poco poco, eh. Ma questo è il club degli hacker? Se non ricordo male. Però dobbiamo portare questi dati, una volta presi questi dati aggiornati, qua dentro. E sicuramente succederà la fine del mondo, perché si sa, ragazzi, no? Quando dai dei dati aggiornati ai cervelloni. Chi è? Ah, devo mettere lei nel team? Ah, ok. Allora, membri. Devo mettere la tipa in squadra. Posto suo. Deve anche essere prima. In modo che lei possa appunto trasformarsi, scommetto. Ci darà un orologio, giusto? E la missione l'affrontiamo con lei. Ah, livello 1, 12. Ah, questa zona poi io ci sono stato, ma non l'ho approfondita. Attenzione, arriva l'UFO? Un'altra volta Black, no, eh? Ti prego, non più Big Black, basta. Almeno il 3. Ecco, ecco, no, è 3. Sì, perché c'ha anche sotto la stanga. Bene, bene. Si stanga, insomma, dai. Il doppiatore di Gibanyan. Di Jiba Jinpei? È davvero bravo. Oh, brava. E a voglia qua difende con lo scudo, Ranto. Attenzione! Ah, ha preso Deep Space? Vai, Ranto. Ah, ecco a che serviva! Per farlo andare in overdrive! Ok, ma perché allora ha dato a Kuka? Sì, facciamo a botte, ma io sarei con Kuka, quindi come funziona? Lei ancora non si trasforma. Ah no, sono lui, sono. Ok. Non l'ho preso mai. Oddio, quanto è lento sto attacco. Ma non gli faccio nulla. Ah, ok, questo fa male, però neanche troppo, eh. Ma già ho finito. Ma per favore, cambia personaggio, cambia! No, non lei che è morta.
Allora, non ci sto capendo nulla. Fermi tutti. Quanto è forte sto coso, ragazzi? Ma non esiste! Ma non esiste che è così forte! Vabbè, però... è un po' troppo forte, secondo me. Niente, poi se attacco niente. Mi sa che l'hanno aggiustato. Perché quando attaccavi non ti prendeva, invece ora sì. È una cosa che hanno aggiustato probabilmente. O forse mi sbaglio io. Che è possibile. Non gli sto facendo nulla, ragazzi. Non si fa male. E poi tra l'altro Ranto si è subito trasformato di nuovo in se stesso, quindi... non so che dirvi, boh. Boh, pare strano. Sti cosi hanno rotto le scatole però, eh. Allora, ecco, dai. Allora, qua, dai. Bisogna schivare e attaccare, ma piano. Perché se no non finisce più. Io, ragazzi, non so come sto ancora resistendo. Non mi sembra possibile. Non so come sto facendo. Devo assolutamente allenarmi. Oh mio Dios. Oh mio, come ho fatto? Come ho fatto a farla? Come ho fatto? Non è possibile, ragazzi. Non mi rendo conto. Sono troppo sottolevellato. Troppo a questo punto. Uia, uia. 20 minuti di lotta. Condensata in due, forse? Mamma mia. Tremendo, un tremendo risveglio. Però per il prossimo episodio penso che allenerò un bel po' i personaggi. Almeno al 300 li devo portare. E quanto ce ne vorrà allora a quel punto? Faccio qualche missione che ancora non ho fatto. Ci sono anche nemici nell'overworld a livello 300 e sarebbe un buon momento per iniziare ad affrontarli. Ragazzi, è stata una cosa tremenda. E non so... è stata difficilissima. Non so come ho fatto a vincere. Dico sul serio, non pensavo di vincere. Però alla fine ho ricaricato con comando cura, perché ho l'abilità appunto assegnata a Wild Boy. Comunque sia, per questo video è tutto, raga. Nel prossimo andremo avanti ovviamente con la storia e spero di essere un pochino più alto di livello. Almeno al 250 ci devo arrivare. Poi magari faccio un po' di crunch e salgo fino a 300. Ad ogni modo, vi ringrazio per aver seguito il video. Spero che vi sia piaciuto. Descrizione, come sempre, trovate Instagram. E se ancora non siete iscritti, magari iscrivetevi, tanto è gratis. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!